E benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli Astro Cocktail di Polaris. Questa sera abbiamo di nuovo con noi un ospite di eccezione e vi proponiamo quindi la formula dell'intervista. Il nostro vicepresidente Luigi Pizzimenti ha infatti intervistato il dottor Davide Cenadelli, astrofisico e ricercatore presso l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, o ABDA. Oltre alla grande passione per il cielo, Davide è anche un eccezionale fotografo di paesaggi, montani e marini. Ha già tenuto per noi apprezzatissime conferenze per lo più di astrofisica presso le nostre consuete rassegne, ma una di queste conferenze è stata proprio incentrata sulla sua grande passione fotografica. Dal momento che le tiepide serate tardo primaverili ed estive ci invitano proprio a stare all'aperto ad osservare il cielo, Davide ci inizierà all'osservazione delle costellazioni di questo periodo con l'aiuto di Luigi, che utilizzerà il software Stellarium come planetario digitale per visualizzare ciò che verrà spiegato. Davide è un divulgatore dell'osservazione del cielo veramente eccezionale e chiarissimo. È un piacere ascoltarlo e con lui sarà poi facilissimo orientarsi nel cielo di questo periodo e diventare degli eccezionali skywatcher. Tra l'altro ci darà anche tutta una serie di curiosità relative alle costellazioni e ad alcune stelle che vi appartengono. Bene, non voglio rubare altro tempo all'intervista. Prima di lasciarvi però vi voglio ricordare che potrete sempre trovare tutte le informazioni relative alla nostra associazione sul nostro sito internet www.astropolaris.it e sulla nostra pagina Facebook Astropolaris Genova. E sorseggiando il mio immancabile aperitivo con voi, vi auguro una buona visione e vi aspetto per il prossimo Astro Cocktail giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti, buona serata! Per l'Astro Cocktail di Polaris oggi parliamo dell'osservazione del cielo primaverile e ne parliamo con Davide Cenadelli, ricercatore presso l'OAVDA, l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Ciao Davide, benvenuto. Grazie, ciao e ciao anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Bene, allora, adesso oggi guardiamo il cielo, così come lo possiamo osservare da amatori, da non professionisti, e ci dividiamo i compiti. Tu farai da guida attraverso le costellazioni, gli oggetti del cielo, le stelle, e io mi metterò ai comandi di un planetario. Il planetario è un programma che si può scaricare e installare sul proprio computer gratuitamente e quindi simula l'aspetto del cielo nelle diverse stagioni, nelle diverse ore della giornata e della notte. Quindi io mi metto ai comandi, però tu decidi come guida dove vogliamo andare questa sera. Benissimo, grazie mille. Allora, per cominciare direi che siamo ormai verso la fine della primavera astronomica, però il cielo primaverile è ancora ben visibile, domina ancora, diciamo, la scena, è alla ribalta nelle primissime ore di buio. E tra ovest e sud, diciamo sud-ovest e sud, vediamo ancora bene le costellazioni primaverili in questo periodo, che tra poco andremo anche a vedere un po' più in dettaglio, ma la caratteristica che colpisce di più nel cielo primaverile, soprattutto chi è abituato a guardare il cielo abbastanza spesso, è che è povero di stelle. È in assoluto, fra le quattro stagioni, diciamo, la primavera è quella che presenta il cielo più spoglio, per così dire, anche se vedremo che ci sono comunque oggetti molto interessanti, però non c'è la ricchezza di stelle che c'è per esempio d'estate, quando si vede bene la parte più luminosa della Via Lattea, oppure d'inverno, quando si vede pure la Via Lattea, anche se un ramo, diciamo, meno luminoso, e però anche molte stelle brillanti. In primavera, invece, il cielo appunto pare un po' più povero. Perché? E non si vede in particolare la Via Lattea. La ragione, le due cose sono collegate, la ragione è questa. Noi viviamo all'interno di una galassia, appunto, la nostra galassia, che viene chiamata anche Via Lattea, anche se teoricamente la Via Lattea sarebbe come essa appare in cielo, più che il nome proprio, ma poi diciamo ormai è invalso l'uso di chiamare Via Lattea anche la nostra galassia. A parte questa piccola parentesi, noi viviamo all'interno di questa galassia, appunto la Via Lattea, che è una galassia spirale barrata, la forma di un enorme disco. Enorme vuol dire che è grandissimo, il diametro è circa 100.000 anni luce e lo spessore è piccolo rispetto al diametro, solo 1.000-2.000 anni luce. Noi siamo non nelle regioni centrali, ma diciamo su un lato della galassia, siamo circa metà strada tra il centro e la periferia, il sistema solare, il Sole è circa 27.000 anni luce dal centro,
E stando sul piano della galassia, cosa succede? Se noi ci guardiamo intorno, lungo tutte le direzioni sul piano, cioè immaginate che il piano è appunto fosse come se fosse la mia mano, noi ci guardiamo tutte le direzioni sul piano della galassia, intorno a noi, vediamo tantissime stelle, perché stiamo guardando la galassia nelle direzioni del massimo spessore, e quindi ne vediamo tantissime. Se invece guardiamo perpendicolarmente rispetto al piano della galassia, quindi non sul piano ma nella direzione ortogonale a questo piano, dove lo spessore della galassia è molto minore, vediamo molte meno stelle. Nel primo caso, quando guardiamo sul piano, le stelle sono così tante che moltissime stelle deboli non le vediamo singolarmente, ma vediamo una luminosità di sfondo che è appunto, sembra un cerchio luminoso che ci circonda ed è appunto la Via Lattea. Quando invece appunto al contrario guardiamo perpendicolarmente non vedremo tante stelle, non vediamo più il cerchio della Via Lattea, ne vedremo molto meno, e questo è proprio quello che avviene in primavera. In primavera quando guardiamo il cielo stiamo guardando più o meno in direzione perpendicolare al piano della galassia. In particolare la piccola costellazione primaverile della Chioma di Berenice si trova proprio in direzione del polo nord galattico, e quindi qui stiamo guardando in una direzione in cui la galassia ha uno spessore molto, molto inferiore, minimo, e vediamo meno stelle rispetto ad altre stagioni. A questo punto, scusa, potremmo andare a vedere quello che ci stai raccontando, lo andiamo a individuare sul planetario. Benissimo, perfetto. Infatti, ecco, se vediamo che se possiamo evidenziare... Ecco, magari mettiamo... Cosa mettiamo? Le forme? Mettiamo le forme delle costellazioni, mettiamo se vuoi anche le immagini, diciamo, tradizionali, così vediamo la Chioma di Berenice, che sarebbero i capelli della regina d'Egitto Berenice, e la vediamo, diciamo, in pieno cielo primaverile, eccola lì col nome, tra due costellazioni molto importanti di cui parleremo tra poco, che sono Leone sulla destra, ovest, e sulla sinistra, est, invece Boote con la stella brillante Arturo. Lì in mezzo c'è questa costellazione, la Chioma di Berenice, e guardando verso di lei guardiamo proprio verso il polo nord galattico, e in tutta la zona di cielo stiamo quindi guardando una zona relativamente povera di stelle, anche se non mancano stelle brillanti e costellazioni cospicue. Quindi a questo punto io andrei a descrivere magari un pochino le principali costellazioni della primavera. Diciamo che ci sono... Vediamo l'aspetto così come appare quando guardiamo a occhio nudo il cielo, dove le indicazioni delle costellazioni non le abbiamo. Poi proviamo magari ad aggiungere le linee o le figure per immaginarci le figure che erano state pensate. Benissimo, qui stiamo quindi guardando il cielo verso sud-ovest, più o meno tra sud e sud-ovest, e siamo, diciamo, in questa stagione, dire all'imbrunire vuol dire comunque alle 10 di sera, insomma, comunque nella prima scorcio della notte. Allora, in primavera ci sono quattro grandi costellazioni, più tante altre, ma le quattro più appariscenti perlomeno sono l'Orsa Maggiore, che in parte è circumpolare, quindi in realtà in parte si vede in tutte le stagioni, ma in primavera meglio, più alta rispetto ad altre stagioni. Si nota la grande orsa con il grande carro, che è solo un pezzo dell'Orsa Maggiore, quindi l'Orsa Maggiore e grande carro non sono sinonimi. La prima è una costellazione, il secondo è un asterisma, un gruppo di stelle all'interno dell'Orsa Maggiore. Poi abbiamo il Leone, che si trova un po' sotto le zampe dell'Orsa Maggiore, diciamo così. Se vogliamo trovare il Leone, si può partire proprio dal Grande Carro e le due stelle anteriori del Grande Carro, che si chiamano Dube e Merak, da un lato indicano la stella polare verso nord, se invece si va dall'altra parte, indicano più o meno la stessa distanza della polare, ma dall'altra parte la costellazione del Leone. La terza e la quarta grande costellazione primaverile sono Boote e la Vergine. Più ce ne sono tante altre, c'è anche l'Idra, per esempio, che è grandissima ma non molto appariscente, quindi mi limiterei a queste brevemente, a queste quattro, che sono le più appariscenti, le meglio riconoscibili.
In particolare parliamo un attimo della Vergine, perché la Vergine innanzitutto è la seconda costellazione più grande di tutto il cielo dopo l'Idra, e poi è una costellazione che ha una mitologia ricca e complessa legata alla primavera, proprio alla stagione in cui si rende visibile. Racconto brevemente il mito, uno dei miti più importanti, il mito greco che riguarda la Vergine, perché ci farà capire anche qualcosa sul significato che questa stagione poteva avere per gli uomini antichi. E il mito della Vergine ci racconta che questo personaggio, la Vergine, sarebbe Demetra. Demetra che per i greci era la dea della fertilità della terra, delle messi, dei raccolti, e che quella che i romani avrebbero chiamato Cerere. E questo mito racconta che Demetra aveva una figlia, Persefone. Persefone era una bellissima fanciulla e si invaghì di lei Ade, il dio dell'oltretomba greco, che viveva nel suo regno sotterraneo, negli inferi greci, e fratello di Zeus, e la rapì e la portò con sé nel suo regno sotterraneo. A questo punto Demetra cominciò a cercare la figlia e, non trovandola, si infuriò moltissimo, e allora per la rabbia, per la stizza, decise che la terra non avrebbe più dato messi, non avrebbe più dato frutti, e gli uomini cominciarono a sperimentare la carestia, e rischiando di morire di fame pregarono Zeus di intervenire, di fare qualcosa. Zeus sapeva come erano andate le cose, si recò dal fratello Ade chiedendogli di liberare Persefone, e Ade acconsentì, però c'era una legge del fato che stabiliva che se una persona mangiava qualcosa nel regno di Ade era poi costretta a rimanervi. In particolare, nel caso specifico, Persefone aveva mangiato 6 semi di melograno e per ognuno di essi doveva stare un mese all'anno nel regno sotterraneo di Ade. Visto che nemmeno gli dei potevano sfidare le leggi del fato, questo fu deciso, che Persefone sarebbe rimasta 6 mesi all'anno con Ade nel suo regno sotterraneo, e gli altri 6 mesi sarebbe tornata sulla terra. Demetra allora decise che da quel momento in poi la terra avrebbe dato frutti solo per 6 mesi all'anno, quelli in cui Persefone era di nuovo con lei sulla terra. E questi 6 mesi sono ovviamente la primavera e l'estate. E mentre invece i 6 mesi in cui Persefone torna da Ade e non sta più con la madre Demetra, Demetra impedisce che la terra dia frutti, e questa stagione sarebbero l'autunno e l'inverno. Quindi questa è una raffigurazione ovviamente favolistica della nascita delle stagioni, e chiaramente si scrive in generale nel fatto che gli uomini antichi avevano una concezione della primavera molto legata ai raccolti. Chiaramente la percentuale di persone che si dedicavano all'agricoltura era maggiore di quanto sia oggi. Le società agricole nella primavera vedevano un momento topico del ciclo annuale e l'aspettavano con una certa trepidazione. Una buona primavera voleva dire buon raccolto, prosperità; una cattiva primavera voleva dire fame, carestia. E quindi la loro concezione era un po' diversa dalla nostra, che naturalmente pensiamo alla primavera come una stagione in cui comincia a essere magari caldo, giornate più lunghe, cose che molti apprezzano. Per inciso, in particolare, io amo l'autunno e l'inverno, quindi da questo punto di vista non mi allineo con la maggioranza, però per molti è così. Pensiamo alla stagione in cui magari si comincia a organizzare le vacanze e così via, ma ovviamente il significato che aveva questa stagione nell'immaginario di un uomo antico era un po' più pesante, un po' diverso. Era un po' l'inizio della buona stagione, dei raccolti, sperando appunto che ci fossero molti frutti e molte cose, che molti raccolti che servivano per la vita di tutto l'anno. Certo, una buona o una cattiva primavera faceva la differenza fra la carestia e la prosperità, cioè era qualcosa di veramente che colpiva molto pesantemente, la vita delle persone. E infatti la Vergine, quindi, non ci stupisce che una costellazione che si vede in primavera sia investita di un significato quasi, augurale, la dea delle messi, che ci sia propizia, che ci aiuti ad avere un buon raccolto.
Tra l'altro, notiamo che a causa del moto di precessione degli equinozi, la Vergine in epoca greca si vedeva circa un mese prima rispetto ad oggi, cioè oggi noi la vediamo sorgere di prima sera più o meno piena primavera, invece all'epoca era l'inizio della primavera, quando proprio cominciava quel periodo in cui si guardava con un po' di trepidazione il tempo, i primi tepori, insomma, i raccolti e così via. Quindi è chiara questa connessione, come appunto dicevi anche tu. E la stella più brillante della Vergine si chiama Spica, latino per spiga, la spiga di grano, proprio perché questa dea delle messi veniva pensata con in mano una spiga di grano a simboleggiare la fertilità della terra. Che poi, proprio tornando su quello che dicevi inizialmente, che non si vedono molte stelle nel cielo primaverile, invece Spica, proprio spicca nel vero senso della parola, perché si trova in una porzione di cielo che è veramente povera, tutto sommato, di stelle, se ne vedono poche, e questa stella così luminosa proprio emerge rispetto al resto di quella porzione di cielo. Assolutamente, se mi dai il permesso userò questa allitterazione spicca anche nelle serate che farò in primavera, perché mi sembra assolutamente molto bella. Quindi la farò mia, diciamo. Okay. Certamente, è così. E in effetti è una stella notevole, Spica, è la sedicesima stella più brillante del cielo. In realtà, a sua volta, diciamo, è intrinsecamente una stella notevole, perché anche lontana, dista 260-270 anni luce, è una stella doppia. La componente principale, tanto per dare un'idea, è una stella che, considerando l'emissione energetica non solo nel visibile ma anche nell'ultravioletto, questa è una stella molto calda, sopra i 20.000 gradi di temperatura superficiale le stelle molto calde emettono principalmente nell'ultravioletto, se consideriamo che questa emissione è 20.000 volte più brillante del Sole, quindi una stella notevole, abbastanza lontana però rispetto ad altre, e quindi ci appare luminosa ma diciamo non proprio tra le più luminose in assoluto del cielo. Però c'è anche una stella che invece è tra le più luminose del cielo, nel cielo primaverile, si trova un po' a nord di Spiga ed è la stella primaverile per eccellenza, Arturo. Arturo è la quarta stella più brillante di tutto il cielo e la prima dell'emisfero celeste boreale. Le prime tre, Sirio, Canopo e Alfa Centauri, sono tre stelle australi. E quando si parla di Arturo, come dire, è difficile non usare superlativi, la sua magnificenza è tale che ci lascia veramente, la guardiamo ammirati, la sua bellezza, il suo colore arancione anche che si riesce a percepire a occhio nudo, colpiscono tantissimo l'attenzione. Diciamo solo una cosa di Arturo che ci fa capire l'importanza di questa stella, oltre alla sua luminosità apparente. Arturo è una gigante arancione ed è in assoluto la stella più grande e brillante entro 50 anni luce del sistema solare. Si trova a 37 anni luce, è la seconda gigante più vicina al sistema solare, la più vicina è il Polluce nei Gemelli, che ha 34 anni luce, ma Arturo è più grande e brillante. Il suo diametro è 25 volte quello del Sole. Vuol dire che se noi orbitassimo non intorno al Sole, ma intorno ad Arturo, alla stessa distanza Terra-Sole, vedremmo un Sole gigantesco, arancione, in cielo, enormemente più grande del nostro, e in realtà non vedremmo niente, perché la luminosità di questa stella è 115 volte superiore a quella del Sole, è nel visibile. Se si considera anche l'infrarosso, le stelle rosse e arancioni più fredde del Sole emettono molto infrarosso, prevalentemente emettono nell'infrarosso che nel visibile, la luminosità sale a oltre 200 volte quella del Sole. Quindi evidentemente se ci fosse una stella così al posto del Sole, la Terra sarebbe rovente e non saremmo qui chiaramente, ma dovremmo stare molto più lontani. E questa stella è una stella molto evoluta, ed è una massa simile a quella del Sole, poco maggiore. E siccome la massa è un parametro chiave nel determinare l'evoluzione di una stella, anche la composizione chimica che è un po' diversa tra Arturo e il Sole, ma la massa, diciamo, è molto simile, ci fa capire quello che anche il Sole farà in futuro. Diventerà anche lui una stella gigante.
E in effetti si pensa che Arturo sia in una fase evolutiva molto avanzata. Ha finito la fase che si chiama di sequenza principale, cioè di fusione dell'idrogeno in elio nel nucleo. Dopo questa fase, le stelle di massa simile al Sole o ad Arturo, un po' più o un po' meno, diciamo, di questa categoria, evolvono diventando stelle giganti rosse. Si genera un processo, un collasso del nucleo, che libera energia di tipo gravitazionale, che scalda la parte esterna all'inviluppo della stella. Questo innesca anche la fusione dell'idrogeno al di fuori del nucleo stellare, la fusione dell'idrogeno in elio in una shell che circonda il nucleo, che contribuisce a scaldare il gas stellare, a rendere la stella e a gonfiare la stella. E si crea quindi una stella gigante, molto grande, e quindi la superficie, però allontanandosi dal centro, tende a raffreddarsi e a diventare rossa. A un certo punto, nel nucleo della stella, in collasso gravitazionale, si innesca la fusione dell'elio in carbonio e ossigeno, e questo porta a una ristrutturazione della stella che diventa un po' più piccola e calda, una gigante arancione come Arturo, che sta fondendo l'elio in carbonio e ossigeno, questa seconda fase nucleare che anche il Sole attraverserà, che dura meno della prima e più lunga fase nucleare di fusione dell'idrogeno in elio, che è quella che il Sole sta attraversando adesso, ma che comunque per il nostro Sole si preveda che potrà durare tra mezzo miliardo e un miliardo di anni. E quindi è una stella molto evoluta, probabilmente in questa fase, anche se ci sono, diciamo, vari studi che stanno cercando di capire alcuni dettagli particolari, ma si ritiene che possa essere in questa fase evolutiva. Quindi ci mostra qualcosa anche del futuro del nostro Sole, come diventerà. Ovviamente la nostra Terra, quando questo avverrà, diventerà caldissima e alla fine verrà anche distrutta dal Sole, perché dopo questa seconda fase nucleare il Sole e anche Arturo torneranno a essere una gigante rossa che si chiama asintotica, ancora più grande, e addirittura il Sole potrebbe mangiarsi la Terra in questo futuro lontanissimo, in cui comunque si parla di 5-6 miliardi di anni nel futuro. Quindi non ci dobbiamo preoccupare per ora. Per ora no, diciamo che a volte viene da dire chissà gli uomini che cosa, quali soluzioni troveranno, diciamo, in un futuro così lontano. Tipicamente si pensa a colonizzare i pianeti di altre stelle, cosa assolutamente impossibile oggi, ma stiamo parlando di miliardi di anni nel futuro, però poi in realtà il termine uomini ovviamente va messo fra virgolette, perché in tempi molto più brevi l'evoluzione ci porterà a essere chissà cosa, no? Non possiamo neanche immaginare cosa diventerà l'umanità in tempi di questo tipo. Una curiosità su Arturo è il nome. Perché si chiama Arturo, che per noi è un nome di persona, che si chiama Arturo, se c'è qualcuno che si chiama Arturo che ci sta ascoltando, possiamo un po' invidiarlo. Il suo nome è quello della quarta stella più brillante del cielo e, diciamo, della stella più grande e brillante dei nostri dintorni galattici. Questo nome deriva dal greco, deriva da Arctos, che vuol dire orsa, e Ura, coda, praticamente questo Arctos Ura, che poi è diventato Arctouros, e Arcturus, che è il nome tradizionale di questa stella, che in italiano diventa Arturo, vuol dire la coda dell'orsa, perché si trova lungo il prolungamento in cielo della curvatura suggerita dalle tre stelle del timone del grande carro, che sono poi la coda dell'orsa maggiore. E si vede proprio che dietro la coda dell'orsa raffigura, diciamo, un po' il guardiano dell'orsa in cielo, per così dire. Anche qui c'è un complesso mito che lega la figura di un personaggio, Arcade, raffigurato nella costellazione di Bote, a quella dell'orsa maggiore, anche qui con un complesso interessante mito greco. Però appunto il nome Arturo deriva da questo e fa sì che sia anche molto facile da trovare, perché la luminosità è tale che ci attira subito la nostra attenzione. E diciamo, in ogni caso, se vogliamo essere sicuri, guardiamo il grande carro e vediamo se, partendo dalle tre stelle posteriori, appunto, raggiungiamo proprio tramite la curvatura suggerita questa brillantissima stella. Però volevo dire qualcosa anche sul Leone, che è l'altra grande costellazione primaverile che ci manca ancora. In giugno ormai la si vede un po' bassa, però si riesce ancora a vederla, poi quando si andrà verso l'estate diventerà invisibile. Ma è una, diciamo, descrizione del cielo primaverile, ovviamente non può prescindere da questa costellazione, che raffigura, secondo il mito, il leone Nemeo, che fu ucciso da Ercole. Ma in particolare
prenderei spunto dalla costellazione del Leone per fare un'osservazione interessante, che è questa. Quando noi guardiamo le stelle di una costellazione, le vediamo vicine in cielo, ma ovviamente è una vicinanza apparente, prospettica, perché non percepiamo la profondità, la terza dimensione, la distanza da noi, e le stelle che appaiono vicine normalmente non lo sono affatto. Nel caso del Leone, la figura principale è un trapezio di stelle, abbiamo quattro stelle ben visibili, piuttosto brillanti, che sono Regolo, la più brillante del Leone, ed è anche la ventunesima più brillante del cielo, quindi non tra le più brillanti in assoluto, però piuttosto cospicua. Poi abbiamo Algeba, sopra Regolo, e poi abbiamo le due stelle Zosma e Denebola che fanno l'altro vertice del trapezio, e questo è un po' il corpo del Leone. Tanto per dire, le distanze di queste stelle sono diverse da noi. Denebola, tra le quattro, è la più vicina, perché dista circa 36 anni luce. Poi viene Zosma, che ne dista 58, Regolo 79 e Algeba 130. Quindi non c'è nessun legame, sono distanze diverse fra di noi. Il Leone si presta bene a questo anche perché ci sono altre due stelle che sono molto più lontane e che sono proprio lì nei paraggi di Regolo. Una è Eta Leonis, che è una stellina che si trova un po', eccola qui, diciamo, qui c'è il nome tradizionale, però tendenzialmente non lo si usa molto, più spesso la si chiama Eta Leonis, e questa stella dista circa 1500 anni luce, è enormemente dietro, enormemente più lontana di Regolo e Algeba. E infatti, se vediamo anche le luminosità reali, intrinseche, capiamo che è molto più luminosa di Regolo. Regolo sembra più luminosa perché dista 79 anni luce, è molto più vicina, la luminosità di Regolo è, considerando anche l'emissione ultravioletta, circa 300-350 volte quella del Sole, ma Eta Leonis ha una luminosità che è 15.000-20.000 volte quella del Sole, è una supergigante di colore bianco-azzurro molto più lontana. Ma c'è di più, c'è un'altra stella che invece vediamo a sinistra di Regolo, si chiama Rho Leonis, che è una fra le stelle più lontane visibili a occhio nudo. Dista da noi circa 300 anni luce, non è la più lontana visibile a occhio nudo, ce ne sono altre due o tre ancora più lontane, ma è tra le più lontane in assoluto, e ovviamente se la vediamo a occhio nudo da questa distanza enorme vuol dire che è luminosissima, 300.000 volte più del Sole. È una supergigante o ipergigante azzurra di altissima luminosità, e notiamo una cosa, 5.300 anni luce di distanza. Se noi osservassimo una stella a questa distanza sul piano della galassia, cioè in prossimità della Via Lattea, è normale che sarebbe, sì, ce n'è qualcuna di queste distanze che, così distante che si vede a occhio nudo lungo la Via Lattea. Vuol dire che si trova magari in un altro braccio di spirale della nostra galassia, ma può capitare. Ma qui è strano. È strano perché qui stiamo guardando il Leone in direzione quasi perpendicolare rispetto al piano della galassia, a 5.300 anni luce di distanza, siamo fuori dal piano della galassia, praticamente usciamo dalla galassia. Questa stella dista 2-3.000 anni luce dal piano della galassia e quindi è all'estrema, diciamo, distanza possibile per una stella della nostra galassia, o forse addirittura leggermente al di fuori, ed è una cosa rara poter vedere ad occhio nudo una stella che è proprio al limite del, diciamo, dello spessore, se non addirittura leggermente al di fuori della nostra galassia. Se vogliamo fare un esempio immaginando la galassia, la nostra galassia come un'enorme città, diciamo la città di Genova, in omaggio alla città del circolo astrofili Polaris, questa stella potrebbe essere Bogliasco, forse, cioè poco fuori dalla galassia, ancora vicino, ma subito leggermente al di fuori o proprio al limite della nostra galassia. Se fossimo là, vedremmo molte stelle su un lato del cielo, dove c'è la galassia, e molte meno sull'altro lato, perché saremmo, diciamo, sul bordo degli enormi spazi intergalattici. Quindi ai confini della nostra galassia, quindi vedremo tutte le altre stelle solo giusto da un lato, e dall'altro lato saremo rivolti verso l'esterno. Praticamente sì, sarebbe veramente bellissimo poterci andare. Peccato che la distanza
di 5.000 anni luce, tale che se volessimo, se la sonda più veloce mai costruita la dirigessimo verso questa stella, sarebbero necessari circa, così a occhio direi, 100 milioni di anni per raggiungerla. Comunque, ecco, non è qualcosa che possiamo sognarci di fare. Notevole che siamo riusciti a capirlo pur senza poter percorrere spazi interstellari facendo misure qua dalla Terra. E un'altra stella del Leone su cui brevissimamente mi vorrei soffermare è Algeba. È una stella notevole. Questa stella distante circa 130 anni luce, è una stella doppia in realtà, o multipla, comunque ha due componenti principali, che sono due stelle giganti, una arancione e una giallastra. Quello che è notevole non è tanto questo, perché le stelle doppio multiple sono la metà di tutte le stelle del cielo, quindi non è una cosa rara. Cosa notevole è che una delle due ha un pianeta extrasolare. Pianeti extrasolari se ne conoscono tanti e alcuni sono stati scoperti nei sistemi doppio multiple di stelle. Questo è notevole per due motivi. Il primo è che fino a qualche decennio fa non si sapeva se potessero esistere orbite stabili per pianeti nei sistemi doppi, e poi sono stati scoperti, quindi evidentemente sì. La seconda cosa notevole è se noi immaginassimo di andare su un pianeta di una stella doppia. Se ci andassimo su questo pianeta, in realtà questo pianeta è molto caldo perché è in orbita intorno a una delle due componenti di Algeba, che però supera di centinaia di volte la luminosità del Sole ed è abbastanza vicino, quindi farebbe molto caldo, ma supponendo di avere un pianeta in zona abitabile, e sono stati scoperti pianeti in zona abitabile intorno a stelle doppie, vedremmo la stella intorno a cui orbitiamo come se fosse il nostro Sole, ma avremo un altro Sole in cielo, che è la seconda componente della stella doppia. E generalmente magari siamo un po' più lontani da questo secondo Sole, quindi lo vedremo un po' meno brillante, ma vedere due Soli in cielo è una cosa che è eccezionale, cioè noi non possiamo neanche immaginare, vedremmo un Sole principale e uno secondario. In certi momenti magari il pianeta, passando tra i due Soli, non avrebbe la notte, avrebbe un giorno illuminato di più dalla sua stella più vicina intorno alla quale orbita e un altro invece meno illuminato dal sole secondario da cui è un po' più lontano. E quindi se fossimo su questo pianeta, mentre tramonta un sole, vedremo che ne sorge un altro dalla parte opposta dell'orizzonte, a volte addirittura di colori diversi. Non è questo il caso, perché queste due stelle hanno più o meno lo stesso colore, ma ci sono noti casi di stelle con colori diversi, come per esempio il sistema di Kepler-16, o anche Errai, una stella di Cefeo che ha una stella doppia con un pianeta con una gialla e una rossa, le due componenti. Insomma, potremmo vedere cose bellissime, addirittura con due soli in cielo avremo due ombre di due colori diversi proiettate da tutti gli oggetti, e in alcuni casi ci sono, non questo in realtà, ci sono addirittura pianeti che vedono un sole eclissare l'altro, e quindi un'eclisse di sole da parte di un altro sole. Quello che immagino a volte, diciamo un po' briglia sciolta la fantasia, immaginiamo di poter raggiungere qualcuno di questi pianeti extrasolari. Oggi è impossibile, sarà impossibile anche nel futuro prossimo, ma magari in un futuro lontanissimo lo potremo fare. Se dovessi sceglierne uno, io sceglierei un pianeta di una stella doppia o multipla di sicuro, perché una cosa del genere noi possiamo solo immaginarla letteralmente. E mi piace pensare che magari esistano civiltà di alieni, chi lo sa, non lo sappiamo, può darsi, su qualche pianeta, magari di qualche stella doppia, e per loro è normale avere due soli. E se questi alieni esistono e hanno scoperto che anche altre stelle hanno pianeti, come l'abbiamo scoperto noi, anche le stelle singole come il Sole, magari in questo momento stanno pensando, pensate che strano vivere su un pianeta che ha soltanto un Sole. Ecco, per loro magari potrebbe essere stranissimo una cosa del genere, perché è normalissimo averne due o tre. E è un peccato che le distanze sono così grandi che possiamo, almeno per adesso, solo sognare di fare un'esperienza di questo tipo. Sì, per loro avere solo un sole in cielo, solo un'ombra, sarebbe magari qualcosa di anomalo, e invece per noi è la normalità normalmente. Magari non si capacitano, dicono ci vuole un grande sforzo di immaginazione per capire cosa voglia dire vedere solo un sole, no? Quello che per noi è assolutamente normale. Quindi andando a vedere queste costellazioni si osservano appunto che alcune stelle
ci offrono veramente uno spaccato sull'enorme varietà di oggetti, di condizioni esistenti nell'universo, stelle luminosissime, supergiganti o meno luminose, stelle doppie, multiple, con pianeti e così via. Insomma, il cielo in ogni stagione, noi siamo andati a vedere nel caso primaverile alcune stelle interessanti, offre un'enorme varietà di oggetti stellari che ci permettono anche di sognare veramente, grazie alla conoscenza che l'astronomia moderna ci ha permesso di raccogliere e anche grazie ai miti antichi che queste costellazioni ci raccontano ancora. Ora, una cosa interessante che si può notare è anche questa. Se il cielo primaverile è relativamente povero di stelle, per la ragione che abbiamo detto, siamo lontani dalla Via Lattea, stiamo guardando in direzione più o meno perpendicolare al piano della galassia, questo è anche un vantaggio da un certo punto di vista, perché sul piano della galassia in realtà lo spazio interstellare non è completamente vuoto. C'è una tenuissima componente di materia, gas e polvere interstellari, così rarefatta che è praticamente vuoto, ma ogni tanto qua e là c'è un atomo di idrogeno, un granello di polvere interstellare, e su grandissime distanze queste polveri assorbono la luce. Quindi quando noi guardiamo sul piano della galassia, se una stella, cioè quindi lungo la Via Lattea o zone vicine, se una stella dista 500.000 anni luce, l'effetto è trascurabile, ma se comincia a diventare 2, 3, 5, 10.000 anni luce, la sua luce comincia a essere assorbita dalle polveri interstellari e quindi cominciamo a vederla più debole e oltre una certa distanza non la vediamo più. Quindi sul piano della galassia noi riusciamo a vedere qualche migliaio di anni luce di distanza, non di più, ma perpendicolarmente, come nel cielo primaverile, dove l'assorbimento invece è minimo perché cioè, lo spessore galattico è molto minore, riusciamo a vedere molto più facilmente fuori dalla nostra galassia, verso gli spazi tra le galassie. E quindi riusciamo a vedere molte altre galassie, cosa molto più difficile invece nelle stagioni in cui è la Via Lattea a dominare la scena. In particolare, in primavera, quindi che è la stagione delle galassie, delle altre galassie, non della nostra, osserviamo verso la Vergine molte galassie e notiamo che molte galassie si ammassano a una distanza di 50-60 milioni di anni luce. Quindi ora stiamo parlando di non più di decine, centinaia o al più migliaia di anni luce, come nel caso delle stelle che abbiamo visto prima, ma di milioni. Siamo molto più lontani. E questo perché? Perché molto dietro le stelle della Vergine, che appunto abbiamo visto sono della nostra galassia, quindi anche molto più vicine, c'è un ammasso di galassie, l'ammasso della Vergine. E questo ammasso della Vergine, il cui centro si trova a circa 54 milioni di anni luce da noi, è la più grande struttura della nostra regione di universo. Il gruppo di galassie, il gruppo locale a cui appartiene anche la nostra galassia, si trova, diciamo, fuori dall'ammasso della Vergine, ma nella regione in cui ci troviamo noi è la più grande struttura esistente. E quindi, anche se non vediamo queste galassie a occhio nudo, sappiamo che sono là, guardando le stelle della Vergine, oltre c'è questo enorme, enorme ammasso. Queste galassie si possono vedere bene, però molte, anche con un telescopio. E in particolare nelle regioni centrali dell'ammasso della Vergine c'è una galassia che è balzata agli onori della cronaca l'anno scorso, si chiama M87. Questa è una galassia ellittica supergigante, o anche viene detta anche supergigante, e M87, che si trova appunto nei confini della costellazione della Vergine, ma ripetiamo, prospetticamente, in realtà è molto dietro. Vediamo anche con le righe, vediamo che è proprio fra la coda del leone e la figura della Vergine. Quindi per, diciamo, in pieno cielo primaverile. E questa galassia è una galassia ellittica, quindi non ha una forma disco, spirale o spirale barrata come la nostra, ha una forma, diciamo, più amorfa, ed è di grandissima massa e dimensione, ed è diventata famosa perché al suo centro, l'anno scorso, è stata ottenuta la prima fotografia di un buco nero, cioè della zona nera
che circonda una singolarità spazio-temporale presente al centro di questa galassia. I buchi neri, diciamo, teorizzati da tempo, si sa che esistono, ma per la prima volta è stata fotografata, per così dire, l'ombra nera, la zona nera, appunto, l'orizzonte degli eventi che, diciamo, costituisce il limite di questo buco nero, che ha oltre 7 miliardi di masse solari. Se però abbiamo un piccolo telescopio, possiamo osservarla, perché sappiamo che cosa c'è dentro, quanto è importante questa galassia, però da un punto di vista estetico la struttura, come dicevo, è un po' amorfa. Ci sono galassie che danno più soddisfazione. E un'altra galassia del cielo primaverile molto bella, nella costellazione dei cani da caccia, che si trova un po' discosta dalla Vergine, più vicina al Grande Carlo e all'Orsa Maggiore, si trova una galassia bellissima che si chiama M51. Questa galassia è una galassia spirale, abbastanza simile alla nostra, anche se la nostra si pensa essere più una spirale barrata, e quando la guardiamo al telescopio la si vede di faccia. Quindi se la notte è molto buia e il telescopio potente, si riescono anche a intuire le strutture dei bracci di spirale, e si nota che c'è un'altra galassietta vicina a lei. E queste due galassie non appaiono vicine per caso, lo sono veramente, perché sono in interazione. Cioè le galassie, in questo caso queste due galassie in particolare, si stanno scontrando, o forse si sono già scontrate, si stanno allontanando, ma la gravità, diciamo, anche in questa seconda ipotesi, sta frenando l'allontanamento e torneranno di nuovo a immergersi l'una nell'altra in futuro, in una specie di ballo cosmico per cui rimbalzano, diciamo, più volte attraversandosi l'un l'altra fino a fondersi in una galassia più grande, galassie interagenti. Si tratta di un processo di proporzioni, diciamo, inimmaginabili, e quindi qualcuno potrebbe pensare, molto interessante, non vorrei essere nei panni degli alieni di qualche pianeta, diciamo, intorno a qualche stella di questa galassia che sta vivendo questo fenomeno. In realtà anche la nostra galassia è in rotta di collisione con un'altra, la galassia di Andromeda, lo scontro avverrà fra circa 3-4 miliardi di anni, quindi in un futuro lontano, ma non dobbiamo pensare che questo genere di fenomeni sia, come dire, strettamente pericoloso per le stelle all'interno delle galassie, perché in realtà le galassie sono fatte prevalentemente di vuoto, e quando due galassie si scontrano in realtà si attraversano, non c'è uno scontro fra le singole stelle, che tendenzialmente continuano tranquillamente la loro vita. Questo è un bellissimo, anche se la forma della galassia cambia, viene destrutturata, perché l'interazione è tipicamente gravitazionale. Questa è una galassia bellissima, ne segnalo un'ultima, diciamo, fra le tantissime visibili. Anche questa è un oggetto molto amato da chi ha un telescopio, la galassia M104, che si trova, torniamo nella Vergine, quindi in questo caso. E questa galassia adesso la guardiamo anche qui, perché la sua forma è abbastanza interessante. Una galassia lenticolare questa, e ha questa striscia di polveri sul piano, diciamo, equatoriale, che gli hanno dato il soprannome di galassia Sombrero, perché appunto ricorda un po' questo copricapo, e ci mostra come le polveri siano presenti in alcuni casi sul piano di alcune galassie, e si vedono proprio scure, in quanto hanno la capacità di assorbire la luce sulle grandi distanze, e più o meno quello che dicevamo prima, poi parlando anche della nostra. Notiamo infine, per concludere questo viaggio che stiamo facendo molto al di là della nostra galassia, che l'ammasso della Vergine è a sua volta parte del superammasso della Vergine, a cui appartiene anche il gruppo locale, cioè il gruppo di galassie che comprende la nostra, quella di Andromeda e altre galassie vicine. Il superammasso della Vergine ha un raggio di 200 milioni di anni luce, è enorme, quindi comprende l'ammasso della Vergine, che ne è la struttura principale, il nostro gruppo locale e altri gruppi di galassie. E a sua volta il superammasso della Vergine fa parte di un superammasso ancora più grande, si chiama l'Aniachea, un nome che è stato introdotto pochi anni fa, quando si è scoperta questa enorme struttura cosmica, che ha un diametro di circa mezzo miliardo di anni luce. E al centro di questa enorme struttura, che comprende molti superammassi di galassie, c'è quello che si chiama il grande attrattore,
il grande attrattore, che è un'enorme e misteriosa concentrazione di massa che sembra esercitare con la sua gravità una forza di attrazione sulla nostra regione di universo. Per cui, per concludere, io direi questo. Quando guardiamo il cielo di primavera e guardiamo le stelle, impariamo a conoscerle e ad apprezzarle, ad amarle, queste costellazioni così antiche, ricche di storie, di mitologia, e pensiamo cosa c'è oltre. Oltre ci sono l'ammasso della Vergine, e poi c'è il superammasso della Vergine che comprende anche la nostra galassia, e poi c'è la Niachea, il grande attrattore, che in realtà si trova in una zona di cielo un po' diversa. Cioè capiamo che stiamo comunque guardando verso una regione del cielo in cui ci sono strutture cosmologiche importanti che hanno a che fare, che comprendono anche la nostra galassia e che contribuiranno a determinarne il futuro. E quindi, diciamo, questo è anche uno dei significati più profondi, secondo me, dell'osservazione del cielo primaverile. Benissimo, quindi adesso abbiamo fatto una carrellata partendo dagli oggetti che vediamo a occhio nudo, le stelle più vicine, e con l'osservazione delle galassie effettivamente ci siamo spinti molto, molto lontani sulle strutture cosmiche più grandi e che appunto determinano l'evoluzione dell'universo e delle varie galassie. In conclusione di questo incontro, abbiamo preparato qualche suggerimento per chi ha seguito questo Astro Cocktail e vuole approfondire. Quindi a questo punto condivido di nuovo lo schermo e andiamo a vedere che cosa abbiamo preparato come suggerimenti per chi ci ha seguito. Allora, direi innanzitutto il programma che abbiamo usato, Stellarium, per fare la simulazione del cielo, ed è un programma gratuito che si può installare sul proprio computer in maniera abbastanza semplice e veloce. Si può simulare l'aspetto del cielo nelle diverse stagioni, nelle diverse luoghi della Terra. Si può viaggiare indietro nel tempo, si può simulare l'aspetto del cielo nel futuro, quindi è sicuramente un buon compagno di viaggio. Poi ne abbiamo un altro che è un pochino più diciamo dettagliato, che come interfaccia bisogna lavorare un po' di più, perché non è così facile e semplice di primo acchito, però è estremamente preciso, soprattutto quando si devono programmare delle osservazioni fatte con il telescopio, ed è Carte du Ciel, che poi è in versione anche in italiano, per cui dal sito si può scaricare, si può installare con un database molto esteso anche di stelle fino a magnitudini molto, molto basse, tipo la 15, la 16 e così via. Per chi vuole fare fotografia o osservazione con grossi strumenti è sicuramente adatto. Però tu, Davide, avevi dei suggerimenti invece su dei siti internet. Sì, per chi volesse approfondire le conoscenze anche sia scientifiche che anche mitologiche relative a varie culture, un bel sito, a me piace molto, è questo del Planetario di Ravenna, Saggi e Monografie, in cui diversi autori approfondiscono il cielo visto sia scientificamente che anche però culturalmente da varie culture molto diverse, e personalmente è un sito che mi sento assolutamente di consigliare. Dal punto di vista invece del più strettamente astronomico, un sito che a me piace molto è quello di James Kaller, professore emerito all'Università di Urbana-Champaign nell'Illinois, un grande esperto di evoluzione stellare, che ha scritto anche dei bellissimi libri che consiglio assolutamente. Se trovate un libro scritto da Kaller, leggetelo, perché ne vale veramente la pena. E in questo sito c'è un elenco di stelle, praticamente sono comunque centinaia, tutte le stelle ben visibili a occhio nudo sono tranne le più deboli, insomma, sono qua rappresentate, e venne raccontato qualcosa riguardo a questa stella, diciamo le caratteristiche principali. Come vedete sono tantissime, potete trovare la vostra stella preferita.
quindi diciamo che adesso abbiamo tutti i riferimenti per approfondire le conoscenze sulle stelle, per approfondire le loro storie, le loro caratteristiche. Direi che abbiamo fatto una interessantissima presentazione del cielo primaverile. Ti ringraziamo appunto per la partecipazione, per questa spiegazione estremamente dettagliata e precisa, e nel concludere ringraziamo chi ci sta seguendo e diamo appuntamento al prossimo Astro Cocktail di Polaris. Arrivederci. Ciao a tutti, grazie.